Risveglio Popolare a presentarvi la prima pagina dell'edizione in edicola giovedì e poi anche sul web. Ricordo, siamo in campagna abbonamenti, procedete con l'abbonamento per il cartaceo e anche per l'abbonamento al giornale web. Con cosa apre la nostra edizione questa volta? Ancora con il sito delle scorie nucleari, come avevamo fatto già la settimana scorsa. Oggi c'è un passo in più: la politica e le amministrazioni che se ne interessano. C'è stato un consiglio regionale, ha prodotto 5 ordini del giorno e in sostanza cosa si dice? Sul fronte ambientale il canavese ha già dato molto. Parliamo poi dei treni con una testimonianza: Torino, Chivasso, Ivrea, Aosta, treni che appaiono insufficienti. La testimonianza ci racconta di treni sovraffollati e che non rispettano le norme anticontagio. I titoli che rimandano alle pagine interne: dall'ASL Torino 4 segnali positivi, per ora si è vaccinato il 76% dei medici e il 69% del personale dell'ASL Torino 4, cioè tutti coloro che avevano manifestato l'intenzione di farlo. E poi a Chivasso le bravate in qualche modo si pagano, dei ragazzini oggi puliscono il parco appunto dopo averlo sporcato e danneggiato. A Ponte Canavese è aperto il nuovo ufficio di prossimità, qualcosa di importante per il servizio ai cittadini. Prossimo consiglio comunale a Ivrea il 1° di febbraio, si fanno avanti le minoranze, vogliono avere più informazioni su Covid, sulla gestione, ma anche su altri aspetti della vita politica e amministrativa della città. Ricordiamo nelle pagine interne, non l'abbiamo citato in prima pagina, dalle parti di Rivarolo ritorna un vecchio progetto della Pedemontana. È così vecchio che le cose sono cambiate, per cui gli agricoltori, guarda un po', non sono d'accordo su questo progetto, quindi va probabilmente un po' rivisto. La Coldiretti ci sta lavorando. E poi ricordiamo che giovedì a Roma viene presentato il docufilm di quell'associazione, un progetto di un'associazione canavesana di Castellamonte, La Memoria Viva, racconta di una bimba nei campi di Auschwitz e Birkenau. L'editoriale Memoria e Identità. Partiamo da più lontano, partiamo dalla necessità di essere educati ai social, di quanto i social abbiano comunque aiutato in un momento difficile come quello della pandemia, e poi andiamo a finire anche proprio nella memoria, nella identità, perché mercoledì era il giorno della memoria, che sui social è stata trattata in maniera molto diffusa. Ma per utilizzare bene i social bisogna essere educati, bisogna imparare a capire cosa sono, come funzionano, che risultati danno. Grazie e buona lettura a tutti!